Lasciate che l'assessore svolga quello che deve svolgere con tutti gli altri assessori e poi Certo. vedremo. Non taglieremo nessun servizio, quindi nessun servizio ai cittadini milanesi sarà tagliato. Questo fronte, Allora, grazie. certamente questo bilancio per noi non è facile perché abbiamo già tagliato 190 milioni di euro nei 2 anni precedenti e 140 milioni di euro quest'anno. Adesso viceversa Sì, non me lo ricordo. sì, sì. Quindi è chiaro che tagli come questi non premiano i comuni virtuosi, perché i comuni virtuosi, quelli che hanno già effettuato tagli, si trovano a dover effettuare altri tagli. Quindi ci auguriamo che con il federalismo fiscale, quindi con il superamento del criterio della spesa storica, ma con la realizzazione, l'attuazione dei costi standard, a questo punto queste distorsioni siano corrette, perché sicuramente questa impostazione non premia chi lavora bene, chi lavora con efficienza, chi ha Esatto. tagliato costi e incrementato la quantità e la qualità dei servizi.